Daniele, c'è un problema. Mi stanno attaccando i rinoceronti in maniera cattivissima. Io sono scemo forte, sono scemo forte, sono scemo forte. Ma come si fa? Ma come si fa? Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft, signori miei. Siamo tornati a giocare sulla Maullocraft. Allora, signori miei, cosa facciamo nell'episodio di oggi? Nell'episodio di oggi cercheremo di riuscire a visitare un poco meglio il Nether e di riuscire a portarci più materiali possibili, in modo tale che poi io off camera riuscirò a migliorare tutta quanta la zona qui praticamente del portale, per trasformarlo ancora meglio rispetto, per dargli un senso più carino rispetto a quello che è attualmente, ma lo farò off camera. Qui c'è il nostro bellissimo maialino Inoino, che è tanto carino, sa che deve stare lì. Ciao maialino, benvenuto in questo nuovo video, che sei carino. Va bene, lo lasciamo lì, signori miei. Io mi sono fatto una bellissima armatura d'oro, mi sento un cavaliere zodiaco, perché nei commenti mi avete detto che se ci vado con l'armatura d'oro nel Nether, quei mostri ciattoli che mi hanno ucciso l'altra volta non dovrebbero uccidermi. Io mi fido di quello che mi dite voi, ci provo quantomeno. Recupero tutto quello che mi può servire dalla cassa che avevo messo qua. Non abbiamo pesci, ottimo, non abbiamo pesci, signori miei. Questa cosa è gravissima, non abbiamo pesci. Aspettate, perché l'arco me lo porto, magari mi può tornare utile dalla distanza. La pala me la porto pure. Non abbiamo pesci, signori miei, devo andare un attimo a casa a recuperare dei pesci. Ok, signori miei, cibari recuperati, seguiamo il sentiero e siamo pronti per andare a prendere più materiali possibili, più cose possibili, a scoprire più cose nuove possibili in questo nuovo Nether, sperando che non ci one-shottino subito. Salve, siamo tornati qua. Allora, là ci sono i rinoceronti brutti bruttini che l'altra volta mi hanno attaccato male, e li lasciamo stare lì dove stanno. Allora, vediamo un attimino. Quei rinoceronti sono abbastanza brutti. Mi sono dimenticato a portarmi le cesoie, signori miei. Allora, da dove proviamo ad andare? Noi andiamo da questa parte, vediamo un attimino. Intanto, mossa molto furba, signori miei. No, non questa, ma questa, ovvero pigliamo le coordinate del portale. Ok, coordinate prese. Aia! Perché ce l'ha di nuovo con me il maiale? Perché mi picchia? A secondo di come gli gira la testa, li picchia qua il maiale. Perché? Ma che vuoi? Ma sei brutto tu? Ma guarda che mi punta. Ma deve morire male. Aspettate un attimino, uccidiamo questo maiale. Ah, ora scappa, ora scappi. Sei un codardo, scappi. Ah, codardo. Allora, ci siamo mangiati il nostro bellissimo pesce e proviamo ad andare in questa direzione, raga. Mettiamo un po' di torce, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Ok, non mi sta picchiando, raga. Quindi il vostro consiglio sull'armatura d'oro funziona. Il tizio non mi sta picchiando. Posso comunicare con te? Posso comunicare con te? No, non mi fa comunicare con lui. Va bene, non ha importanza. Allora, il portale è in quella direzione. Continuiamo ad andare di qua, raga. Vediamo cosa troviamo. Là ci sono altri tizi. Ok, funghi. Funghi strani. Che sono queste cose? Nuova ricetta, controlla per sbloccare. Cos'è? Fungo distorto. Ok, abbiamo preso un fungo distorto, ragazzi, che non so a cosa possa servire. Noi stiamo mettendo le torce, sì. Là c'è un altro fungo distorto. Ok, continuiamo ad andare in questa direzione, raga. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Io so perfettamente che hanno aggiunto, oltre alle fortezze che dovremo trovare, anche delle altre strutture molto belle. Molto belle. Che potrebbe essercene una là sotto. Andiamo verso quella zona di là, raga. Andiamo verso quella zona di là. Mettiamo torce. Là c'è una cosa blu, bello. Guardate qui c'è tutto il mondo blu praticamente. Che cosa carina. Ma cos'è questa cosa? Non si sa. Posso prenderlo? Che caspiterina è? Blocco di verrughe distorte e rampicante attorcigliato. Ma di cosa stiamo parlando, raga? Che cose fantastiche. È un mondo nuovo. Guardate che cosa bellissima. No, fantastico. Fantastico. Ma in tutto questo noi però non stiamo trovando niente. Questa cosa non è per niente buona. Questi blocchi me li continuo a prendere, signori miei.
No, con la pala non facciamo nulla. Sono sempre blocchi nuovi, non è vero? Sì, perfetto. Tu piglia, 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 che trasformiamo tutto il mondo in una maniera bellissima. Allora, piglia, piglia, ciappa, ciappa. Oh, qua c'è un'altra cosa di queste cose luminose che non so cosa sia. Cos'è? Quello è un albero? Ok, là c'è un altro rinoceronte. Piglia sto coso. Stiamo a cascà, però va bene. Dobbiamo un attimino risalire, dobbiamo un attimino risalire. Questo non so cosa sia. Che cosa ho preso? Che cosa ho preso? Gambo distorto, okay? Un albero forse. Va bene, non fa nulla. Continuiamo ad andare, raga. Là c'è della luminite. Questi li posso prendere così? A buffo? No, a buffo non me li fa prendere. Forse ci vogliono. Ci vorrebbero le cesoie pure per questi. Vorrei scaffarmi un paio di cesoie, sì. Ok. Abbiamo anche le cesoie, signori miei. Abbiamo anche le cesoie. Con le cesoie posso prendere il mondo, non è vero? Sì, con le cesoie posso prendere il mondo. Mi posso arrampicare su sti cosi? Ma di che stai parlando? Mi posso arrampicare su queste cose bellissime. Tu pigliale. Non so come possano tornarmi utili, però tu piglia. Piglia tutto, piglia tutto. Allora, continuiamo l'esplorazione, raga. Continuiamo l'esplorazione. Allora, noi siamo andati verso quella zona di là, raga. Però spostiamoci di qua. Che mi sembra più pianeggiante, più sicura e più fattibile. Andiamo in questa direzione di qua. Vediamo se troviamo qualcosa in questa direzione. Non troviamo assolutamente niente. Lago di lava davanti a noi. Precipitata terribile. Ok, va bene. Però siamo ancora vivi. Va bene così, va bene così, va bene così. Allora. Ah, quelli sono gli esseri quelli. Vedete che mi sono dimenticato. Che mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato la sella. Posso parlarci con te? No. Però non mi spari, ho l'armatura di oro, d'oro e non mi spari. Questa è una cosa ottima, signori miei. Allora, io forse devo portarmi una sella. Come si pigliano tutti questi strani animali, signori miei? Sia questi che vanno sulla lava, che quelli che vanno che quelle specie di rinoceronti che mi attaccano come se non ci fosse un domani. Allora, qua c'è lava, là c'è qualcosa. No. Che vi devo dire? Proviamo ad andare in questa direzione, raga. C'è lava ovunque, non ci sono magma block. E quindi di qua non abbiamo niente da fare. Dobbiamo tornare indietro, raga. Signori, c'è un problema. Mi stanno attaccando i rinoceronti in maniera cattivissima. Ma porca di quella! Auguri di buon Natale. Signori miei, io non sopporto quei rinoceronti brutti. Ogli, ogli, oglin. Siamo stati uccisi da oglin. Cosa sono quei rinoceronti? Il mio piccone di diamante. No, no, dobbiamo tornare là, raga. Perché si sono incavolati così tanto? Qualcuno mi sa dire perché si sono incavolati così tanto? No, no, non è possibile. Ma che paranoia questi rinoceronti. Non li sopporto più, non li sopporto più. Non ci sono. Da pochissimo che sto nel Nether, signori miei. Ma quanto era bello prima il Nether? No, ci hanno dovuto aggiungere tutte queste cose terribili, praticamente. Allora, torniamo velocemente là. Il mio piccone di diamante. Devo recuperare il mio piccone di diamante. Allora, la cosa brutta è che oltre ad essere attualmente inseguiti da un rinoceronte molto incavolato, signori miei, noi non abbiamo nemmeno minimamente un'armatura d'oro. Ciò cosa fa capirvi, signori miei, che se ci colpiscono di brutto, dov'era tutta la mia roba? Dov'era tutta la mia roba, maiali? Ma poi. La mia roba, 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 la mia roba. Calma, 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 calma. Sono caduto malissimo, sono caduto male, sono caduto male, sono caduto male. Stiamo calmi. Siamo in una zona sicura. Forse. No, sento un maiale che mi sta attaccando. Mannaggia a te, maiale, ma porca miseria. Ma che vi ho fatto di male? Ma perché ce l'hanno con me sti maiali? Ma porca miseria. No, 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 no. E porca miseria. Arrampicati, arrampicati sulle cesoie. No, no, levati. Ma poi non la smettono di seguirmi. Non la smettono di seguirmi. Non la smettono di seguirmi. La smettete di seguirmi, per cortesia. Allora, stiamo calmi. Là c'è il mio carbone. Là c'è tutta la mia roba. Là c'è il mio arco. E qua sotto c'è un maiale. Mannaggia a lui. Siamo in una fase di recupero, signori miei. Stiamo calmi. Se non quegli arcieri non mi vedono, potremmo anche riuscire a sopravvivere, signori miei. Se quegli arcieri non mi vedono, potremmo anche riuscire a sopravvivere. Ma porca, questi maiali. Ma sono insopportabili, raga. Ma come si addomesticano questi maiali? C'è la mania di addomesticarli. Mannaggia a loro. Mannaggia a loro. Dai, 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 dai. Ma te ne
vai a fare un giro, dico io, vai a fare la pipì da qualche altra parte. Come faccio a picchiarti? Maiali. Ah, ora scappi. Ah, ora scappi impaurito. Mannaggia a te. Mannaggia a te chi non te lo dice pure. Ok, raga, abbiamo recuperato un po' di roba. Siamo riusciti a recuperare un po' di roba. Allora, abbiamo il piccone, abbiamo la spada, abbiamo recuperato l'arco. I pesciolini metti di qua, questo lo metti di qua, la questa lo metti qua, questo lo metti qua. Abbiamo perso altre cose, però, che io avevo visto da qualche altra parte, ma le abbiamo perse. Quello si è fregato il mio elmetto d'oro. Mannaggia a lui, si è fregato il mio elmetto d'oro. Mannaggia a te, a chi non te lo dice pure. Allora, stiamo calmi. Non c'è più niente qua, vero? Là c'è un Enderman. Tutta la mia roba era esplosa qua. Eravamo morti male qua. Non vedo altra roba mia da nessuna parte. Allora, sistemiamo un attimo l'inventario, raga. Io sono scemo forte, sono scemo forte, sono scemo forte. Ma come si fa? Ma come si fa? Dico io, ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Riuscirà il nostro eroe a ritrovare per l'ennesima volta tutta la sua roba? Si accettano scommesse. Scommesse. Questo si è fregato il mio elmetto, va bene, perfetto. Perfetto, bello così. Che bel episodio, che bel episodio. Perché a me viene in mente di registrare Minecraft? Qualcuno me lo dice? Qualcuno mi illumina perché... Vuoi correre, zio? Questo manco corre. Qua mi stanno tutti inseguendo, mi sento inseguito e mi sento anche morto, signori miei. Però va bene, ecco... Là c'è un Enderman, dovremmo essere vicini alla zona in cui ho perso tutto. Dovremmo essere... Siamo morti! Dovremmo essere morti, dovremmo essere morti. Allora ragazzoli, guardate, io sto sclerando terribilmente. Chiudiamo qui questo episodio. Io con calma mi riorganizzo tutto, mi recupero tutto. E noi ci vediamo nel prossimo video in cui recupererò i materiali e faremo l'abbellimento di tutta la zona del portale del Nether. Lo faremo assieme. Detto questo ragazzoli, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like e per i commenti. Noi ci vediamo domani con un prossimo episodio. Bella raga, ciao.